Buongiorno, prima ragazzi. Pio Jazz e siamo tornati con questo prossimo video, ragazzi. Oggi torniamo con i video di investimenti, video di market talk. Se così possiamo dire. Vi invito, come al solito, a scaricare OneFootball, che è la migliore applicazione per i risultati inizia sul calcio. È gratis ed è in descrizione. E in più, se vi servono magliette da calcio o comunque abbigliamento sportivo, ragazzi, potete passare da UFO Calcio ancora per qualche giorno. Se effettuate un ordine col mio coupon, avete una maglietta in regalo. Che dovete fare per riscattare questa maglietta? Fate l'ordine col mio coupon e poi mandate un messaggio allo staff lì del sito dicendo quale maglietta volete, altrimenti ve la mandano comunque ma ve la mandano random. Quindi tutto qua. Bando alle ciance, ragazzi! Oggi parliamo un po' di investimenti. Di investimenti, perché oggi è giovedì, stasera vi ricordo sempre su Twitch, ragazzi, sta il link in descrizione. Apriremo non solo i miei premi, tantissimi premi, bellissimi. In live, quindi passateci, mi raccomando, e siateci oggi pomeriggio, siateci Allora, ho fatto degli investimenti, ho fatto circa 500.000 crediti in investimenti stamattina Perché i giocatori si prendevano piuttosto bene, ho fatto degli investimenti mirati, mo vi vado a dire chi ho preso Ma ragazzi, il video di oggi si concentra tutto sul fatto del Footmas, tutto sul Footmas Footmas che è la promo di Natale di FIFA, che ogni anno viene fatta che è in arrivo, che è in arrivo e quindi che cosa possiamo aspettarci da questo footpass Cosa potrebbero mettere, cosa non potrebbero mettere eccetera 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 Innanzitutto partiamo da una cosa che sicuramente mi chiederete Non so perché avevo le cuffie ma va bene Tutto il discorso delle icone prime Icone prime che si stanno facendo attendere in una maniera incredibile Non hanno messo nulla da quando è scaduto il set 2 di icone Siamo ormai a 9 giorni dalla scadenza anche del gruppo 3, del set 3 delle icone E non hanno messo nulla Motivazioni a noi sconosciute. Ci sono stati diversi tweet da parte di community manager IA che secondo me non hanno senso, dicendo che probabilmente le icone ehm, non possono, non stanno uscendo perché appunto il mercato di foot è una, un organismo complesso e praticamente ci potrebbe essere gente appunto che ci marcia su sta cosa delle icone. In realtà non ha senso. Questa cosa perché i prezzi delle icone baby sono arrivati ormai oltre 700.000 crediti 750 quando ci si avvicina alle 7 di sera ogni giorno E, e non ha senso L'EA è contro la gente che ovviamente guadagna senza shoppare Nel senso chi fa investimenti eccetera eccetera Va contro l'IA perché appunto tu guadagni i crediti senza shoppare. Permettendo questo, loro ovviamente vogliono evitare che la gente vada a guadagnare enormi cifre di crediti appunto con il rilascio delle icone. Non hanno capito che, però, più si aspetta, più l'hype per queste icone cresce, più la gente si aspetta che escano icone interessanti. E quindi i prezzi delle icone vanno alle stelle. Qualsiasi icona scandalosa, anche la più scarsa, costa oltre 700.000 crediti in questo momento, per via di questa situazione delle icone. Speriamo si sbloccherà al più presto. Si potrebbe sbloccare fin da stasera, in realtà. Se decidessero di mettere questo nuovo set di icone, vedremo un po', vedremo un po', ragazzi, che cosa si devono inventare. Potrebbero mettere le icone B, dato che i prezzi sono così alti. Dubito che lo faranno, perché altrimenti vai a portare i prezzi degli 86 più allo stesso livello, eh, in proporzione di quelli a cui sono i prezzi delle icone in questo momento. Non ha molto senso. Però va bene, eh, la situazione di Icone purtroppo è un problema al momento Diciamo che quest'anno con l'SBC non è che stiano azzeccando proprio tutto, anzi, anzi Però vedremo che cosa, che cosa succederà Parlando di questo footmas dovrebbe cominciare verso la metà di dicembre Almeno gli altri anni stanno sempre così, di solito dal 16 al 25 eh, Quest'anno potrebbe iniziare il 15, cioè dopo il 15 è venerdì Si potrebbe un po' vedere, eh, quello dovrebbe essere il periodo insomma Due o tre giorni prima, due o tre giorni dopo, quello dovrebbe essere il periodo Da metà dicembre a Natale Ogni giorno ci dovrebbero essere delle SBC nuove, o almeno gli altri anni era così. Potrebbero mettere sia carte dedicate, proprio con il design delle carte Footmask, o La Neve o quel che sia, in delle SBC. Quindi facevano con i numeri di maglia. O comunque scelgono giocatori particolari, giocatori molto buggati, molto usati eccetera eccetera Pacchetti prom, ovviamente ce ne saranno tantissimi E potrebbero mettere anche sbisti speciali, vedi if garantiti, vedi 82 più Insomma le solite cose, le solite cose Non ci dovrebbe essere niente di eclatante sperando che inseriscano queste icone almeno nel footmas Perché vi faccio vedere, vi faccio notare una piccola cosa Il set 3 delle icone scade appunto tra 9 giorni che corrisponde in teoria all'inizio del footmass. Tra nove giorni è il 15 di dicembre e potrebbe essere il giorno buono per l'inizio del footmass. In realtà, in realtà, settimana prossima dovrebbe essere una bella settimana per quanto riguarda i contenuti su FIFA, perché dovrebbe uscire anche il Team of the Group Stage della Champions League. Martedì e mercoledì ci sarà l'ultima partita dei gironi di Champions League e poi appunto dovrebbe uscirne il Team of the Group Stage. Con i relativi upgrade alle carte... Live Champions League che avranno passato effettivamente il turno e quelle che non hanno passato il turno diventeranno Europa League. Se la squadra ovviamente sarà andata in Europa League, altrimenti no. Parlando un po' di investimenti che ho fatto, allora uh, in previsione del POTM di Premier League ho preso diversi giocatori. Io personalmente ho votato Sané per quanto riguarda il POTM di Premier e Royce per quanto riguarda il POTM di Bundesliga. Dovrebbero uscire settimana prossima, dubito che a questo punto escano domani. Cioè, potrebbero in realtà, ma dubito. La votazione in realtà non è uscita venerdì. Cioè, di solito la votazione esce il primo venerdì del mese. Cioè, non lo so. In realtà la votazione esce comunque di venerdì, se non ricordo male. E il venerdì dopo c'è il POTM. Non è uscita di venerdì questa, questa settimana. Mi pare che sia uscita martedì o lunedì, boh. Quindi potrebbero in realtà uscire quello di Premier Potrebbe già uscire questo venerdì Per poi quello di Bundesliga fare il secondo venerdì del mese Non lo so sinceramente, non vi so dire Però io in previsione mi sono presi diversi giocatori Questo Alisson che avevo già eh, trovato nei garantiti ce C'erano due, uno qui e uno nel club Che sono molto buoni questi qua per fare sfide Poi ho preso diversi sulle mani che si prendevano benissimo Questa mattina 17.000 Questa addirittura 14.000 E questi sono buoni Ho preso Ramirez che non c'entra niente col Potm ma l'ho preso a 12.000, 11.000, 11.000. Eh? È un if della serie A, ho detto, prima o poi potrebbe servire. Anche lui ho visto che si prendevano abbastanza pre bene, 3.000 di sorpresi, tanto non è che mi cambia qualcosa. Ah, questi qua sono tutti degli if scandalosi che avevo. Poi che ho preso? Allora, qui la lista è piena di giocatori, da, ancora dal Black Friday, che ho spacchettato, che ho mandato qui, doppioni vari, cross, andano, Vici mobili, vari iniesta, rachitic, che in realtà in questo momento con... Eh... Con la sfida di Dani Alves ci si poteva anche pensare di vendere, in realtà ma non più di tanto. Quello che ho fatto stamattina ho preso qualche 86, non tantissimi perché non si prendevano bene, o almeno non tutti si prendevano bene, ho preso... Otamendi e Ederson. Diversi ne ho presi per via sempre del potm della Premier. Che dovrebbe essere al 95% della, del Manchester City. Quindi o Stelling o Sané. Io ho votato Sané perché Stelling sto mese ha già preso una carta if. Quindi semplicemente per quello. Ho preso vari Otamendi sui 18-17. Stessa cosa Ederson. Poi ho preso qualche Mueller. Sempre per il potm della, della Bundes. Che cazzo ho fatto? Ho preso qualche Mueller. Che se Asher Royce ragazzi i requisiti saranno piuttosto. Succulenti per fare Royce, sicuramente qui ancora qualche Otamendi, qualche Ederson. Come vedete, si prendevano abbastanza bene. I Verratti ce l'avevo da secola, Segulorum. E qui ho altri 83, 84, 85 che ho trovato sempre nei pacchetti. E che ho tenuto qui un altro Diago che ho preso anche lui 30 milioni di anni fa. Negli obiettivi di mercato ho preso sempre qualche sulle mani. Che anche... si prendevano bene questi sulle mani a 17.084. È un campionato di merda, una specialità di merda. Però. Qualcuno a 17.000 l'ho preso, poi comunque perderci la vedo difficile, sinceramente. E qua ho preso altri otamenti e qualche naldo che mi ricordo che quando esce il pot di, di, di Bundes si alzano sempre un macello. Quindi, un paio me li sono presi, costavano già abbastanza, quindi non ne ho presi più di un paio. Giusto due per averli lì e per usarli. Più non le club, mi pare. Investimenti che sono stati fatti in vista sia del POTM, vi ripeto, dei POTM di Premier e di Bundesliga, e delle dell'Egone, ragazzi. L'Egone è un uh, punto interrogativo assurdo. Quello che però ci aspetta per questo footmas, seguendo il format degli altri anni, come avrete sentito sicuramente da trader italiani molto più bravi di me, molto più abili di me. Di solito in questo periodo, addirittura indir d'arrivo per il Footmass, si inizia a vedere il market crash. Partendo dal fatto che dopo il Black Friday i prezzi sono arrivati alle stelle, per quale motivo? Vi spiego perché tutti hanno spacchettato, basta vedere la velocità con cui sono andati via i lati Rounds, ragazzi. Tutti hanno spacchettato, quindi anche sc solo scartando i pacchetti ti fai dei crediti. Più crediti in circolazione vuol dire più richiesta per le carte molto utilizzate nel gioco, e quindi vuol dire che i prezzi si alzano, ovviamente. Vi faccio un, un semplice esempio: il mio Eusebio, che io avevo comprato prima del Black Friday, ha 2 milioni. E 599.000. In questo momento si trova esattamente a 3225.000 il minimo compravora, ragazzi. Questo è semplicemente il riassunto di tutto. Oltre 600.000 crediti in più di quello che l'ho pagato. Cristiano Ronaldo, che io ho preso a fine ottobre, a 3 milioni e Sperando che ovviamente ricevesse un if, cosa che non ha ancora fatto In questo momento senza aver fatto prestazioni eccezionali eccetera eccetera Sta a 3 milioni e mezzo praticamente, 3 milioni e mezzo Quindi io già ci guadagnerei Su Cristiano Ronaldo il discorso è abbastanza difficile perché Voglio guadagnarci, cioè voglio aspettare che lui sia nell'area di, nell di un if E guadagnarci molto molto di più con Cristiano Ronaldo Quindi Cristiano Ronaldo non penso che lo venderò Sto però, sto però valutando effettivamente Eusebio Perché se questo effettivamente market crash che dovrebbe esserci Dovesse arrivare, io dubito che comunque il prezzo di Eusebio arriverà ai 2 milioni e 6 al quale io ho comprato, comunque ne ho dei seri dubbi, ma in questo momento ci guadagnerei talmente tanto che un pochino mi sta stuzzicando l'idea, non ne sono sicuro perché il giocatore è fortissimo, numero uno. Vendendo Eusebio a quel punto mi converrebbe vendere anche tutti gli altri giocatori, vedi Pogba che in questo momento io ho pagato un botto di tempo fa 400k, in questo momento... Potrei rivenderlo allo stesso prezzo perdendoci solamente le tasse. Mbappé, che io ho trovato, e quando ho trovato costava attorno ai 600-650.000. Adesso anche lui pare che si sia alzato. Vendere a sto punto tutti questi giocatori, farmi una squadretta materasso, magari 700.000, addirittura Mbappé. Una squadretta materasso, magari da... con i giocatori non scambiabili, con qualche premio che ho qua, con qualche flashback, con qualcosa. E appunto andare a fare il massimo profitto possibile su questa squadra qui. Non lo so, non lo so perché vorrebbe dire ovviamente la weekend league Fermarsi a oro 3 comunque. Perché non è che con una squadra così andrei a, neanche a impegnarmi più di tanto. Perché se già con questa squadra delle partite sono E. Con una squadra, capito? Materasso, ipotetica. Potrebbe essere ancora più complicato mi fare le mie 14 vittorie e via. Però non lo so, devo ancora pensarci. Penso che ancora oggi e domani siano buoni come giorni, sinceramente. Ovviamente, se voi avete giocatori che hanno subito questo rialzo assurdo di prezzo, vi consiglio effettivamente di venderli perché il market crash del, del Footmas. C'è ogni anno e poi i prezzi non si riprendono più Perché dopo il footmast c'è cioè, Prima i toti ci sono a gennaio A febbraio ci sono i one to watch più il capodanno cinese Che non mi ricordo mo quando sta ma comunque è più o meno in quel periodo Poi a marzo diciamo marzo, da marzo a aprile qualcosa si può riprendere Perché non ci sono più promo for Fortissime ci saranno i, i giocatori speciali da Champions League eccetera eccetera Poi comunque si inizia con i DOS I prezzi non si riprendono più a questi livelli quindi sinceramente sto pensando di vendere. Tanto non è che me ne frega niente. Prefisco massimizzare il guadagno che posso fare. Devo pensarci. Probabilmente deciderò oggi in live. Quindi se, se volete andarmi a seguire magari mi aiutate pure voi a prendere una decisione. Ovviamente giocatori che hanno scambiabili. Tipo Ferdinand lo posso continuare a usare. Magari i icone che usciranno. Ovviamente le rimetterò in, squ le metterò in squadra. Le farò rimettere le in squadra. Però incassare effettivamente soprattutto da Eusebio. Ronaldo vi ripeto è un discorso a parte. Da Eusebio, Mbappé, Pogba... Potrebbe essere un'idea un non male Vedremo un po' vedremo un po' ci devo pensare ci devo riflettere Comunque ragazzi questo era brevemente Un video di recap di cosa ci aspetta Per questa promo di Natale Comunque vi ho detto un po' Che ci dovrebbe essere sì un market crash Che ci dovrebbero essere sì delle SBC speciali Sperando dita incrociate che mettano queste nuove icone Ragazzi perché la situazione sta sfuggendo di mano ci hanno oltre 70 icone da far uscire Finora ne hanno fatto uscire 15 Per dire Questa cosa dei player pick secondo me per quanto riguarda le icone Non è stata alzeccatissima dovevano lasciare il format che, hanno lasciato, che avevano l'anno scorso Sarebbero state troppe icone da far uscire Però questo format secondo me non è adatto alle icone È una, un mercato troppo complesso Quello delle SBC delle icone Secondo me se avete domande o qualsiasi cosa, commentate. Cercherò comunque di rispondervi, ragazzi. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Noi ci becchiamo alla prossima. Soprattutto, ci becchiamo stasera in live su Twitch. Seguitemi, link in descrizione. Dai, cazzo! E niente, ciao!